Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo video, eccomi di ritorno come avete visto dall'università. Oggi volevo provare a registrare un vlog, quindi portarvi con me, insomma, un po' nella mia giornata. Come state? Spero stiate bene in questi giorni che sono stati e purtroppo continuano ad essere giorni drammatici, di scontri, di guerra, che non fanno altro che far ripiombare, far sprofondare per l'ennesima volta l'uomo nel desiderio del male, della cattiveria, e per l'ennesima volta l'uomo non ha imparato nulla dagli sbagli del passato, e questa è una grande sconfitta. Allora, come avete visto, sono tornata dall'università, mi sono dovuta svegliare abbastanza presto, era proprio quasi l'alba, erano insomma le 6 del mattino. Purtroppo con l'università gli orari non raggiungono mai una routine, perché cambiano insomma da trimestre a trimestre, da settimana a settimana, da giorno in giorno ovviamente, e quindi diciamo che il corpo non si abitua mai ovviamente ad una routine che potrebbe essere quella degli orari lavorativi. Comunque, io sono laureata in lettere moderne e adesso sto seguendo un corso magistrale in italianistica, che sarebbe lo studio più approfondito della letteratura italiana e della lingua italiana, ma non solo, c'è anche comparatistica, filologia e insomma un po' queste cose qui. Allora, se vedete questa luce luminosissima e bellissima, è perché in questi ultimi giorni, soprattutto in area palermitana, le temperature si sono abbassate molto, ma la temperatura varia nell'arco della giornata. Quindi, ad esempio, stamattina c'era molto freddo, adesso invece è spuntato il sole, quindi c'è questa bellissima luce che inonda tutta la stanza. Allora, questa mattina sono stata, ho seguito una lezione molto interessante di storia della lingua italiana. Questa materia si occupa dell'etimologia delle parole, quindi la ricostruzione degli etimi delle parole con un taglio onomastico, quindi lo studio dei nomi propri. E la professoressa ci ha parlato di una branca dell'etimologia che si chiama etimologia motivazionale, di cui uno dei principali teorici fu Mario Alinei, le cui ricerche tentavano di scoprire cosa c'era dietro la scelta di un significante applicato al suo significato, quindi la parola applicata al suo concetto. Lui prende in esame, lui inizia con lo studio dei nomi dei piccoli insetti in diverse lingue di aria romanza, e si rende conto che questi nomi di questi piccoli insetti hanno tutti alla base suggestioni immaginifiche uguali. Quindi, ad esempio, la cavalletta in tutte queste lingue diverse aveva sempre alla base l'immagine della tessitrice, oppure la coccinella aveva alla base l'immagine dell'amuleto. Questa materia molto spesso ti lascia quasi a bocca aperta, ti fa dire: è vero, effettivamente non ci avevo mai pensato. Quindi risulta molto affascinante. Bene, quindi detto questo, volevo adesso brevemente, prima di passare allo studio, poi sicuramente pranzerò e dedicherò del tempo alla lettura, a questi famosissimi ormai sconti. Vedo video su YouTube, su Instagram, che mi fanno venire tantissima voglia di comprare libri di questa casa editrice, che per ora ha posto il 20% su i tascabili. Io devo dire che nella mia libreria non ho tantissimi libri in Audi, forse perché sono solita andare nella libreria vicino a casa, che è Mondadori oppure la Feltrinelli, quindi non mi è mai capitato di comprare, cioè non ho nella mia libreria tantissimi libri. E
Einaudi, ma ho fatto un acquisto con gli sconti Einaudi, di cui vado fierissima. Allora, sono andata a prendere il libro in questione, ho acquistato Il Conte di Montecristo di Dumas, che io tra l'altro non avevo in libreria e l'ho voluto acquistare, e, tra l'altro con lo sconto, l'ho pagato forse 12 euro probabilmente, con questa bellissima copertina. Mi piacciono moltissimo le copertine Einaudi dei Tascabili, insomma dei classici, con questo quadro che è il ritratto di Carlo Maria Bonaparte di De Russy Triuson. Mi piace tantissimo questo connubio tra letteratura e arte, quindi questo riportare nelle copertine i quadri, quindi fierissima di questo acquisto. Poi, tra i libri che ho trovato Einaudi, che ho trovato nella mia libreria, che mi sento di consigliarvi, c'è sicuramente il Decameron, sempre della stessa, insomma, edizione, Tascabili, con cui devo dire mi sono trovata bene, o comunque riporta tutte le novelle di Boccaccio del Decameron. Ho anche Il Principe di Machiavelli. È caduto lessico familiare. Ho anche Il Principe di Machiavelli, sempre in questa con queste copertine. Questo è il ritratto ovviamente di Cesare Borgia. E sicuramente Lessico familiare di Natalia Ginzburg, un romanzo autobiografico che ci racconta della sua famiglia, i Levi, perché Levi è il suo, insomma, cognome da non sposata, una famiglia ebraica e antifascista, e ci riporta anche vari aspetti appunto del lessico familiare che si parlava, insomma, all'interno della sua famiglia. Questo, anche questo grande classico. Poi Mio fratello rincorre di dinosauri di Giacomo Massarioli, di questo già ve ne ho parlato tante volte, è una storia bellissima, una storia vera. Andiamo con la poesia, Fiori di poesia di Alda Merini. Io apprezzo moltissimo questa poetessa, le cui parole, le cui poesie sono molto intense, forse anche per via della sua vita. Parte della sua vita lei la passa in manicomio. Era una donna estremamente tenace ma anche fragile, non debole ma fragile. E poi sicuramente la storia di Elsa Morante, uno dei suoi romanzi più famosi, un bellissimo romanzo, racconta, si svolge a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è un romanzo sicuramente da non perdere. Bene, dopo questa breve presentazione di alcuni libri, di cui comunque vi ho già parlato, anche per questo non ho approfondito più di tanto, io adesso continuo sicuramente con la mia giornata e ci vediamo dopo. Allora, il libro che ho in lettura in questo periodo è Il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. Libro piuttosto impegnativo, anche perché la scrittura di Saramago è abbastanza particolare, e non ci sono punti interrogativi, punti esclamativi, due punti, il discorso diretto non è introdotto da virgolette, è tutto ad un fiato, utilizza soltanto virgole praticamente e qualche punto. È impegnativa, ma rende assolutamente l'atmosfera che vuole rappresentare la narrazione, un tipo di scrittura che comunque risulta fluido, comunque che tende ad incalzare, a farti leggere tutto in un fiato, però ha bisogno di una lettura attenta perché non è la solita a cui magari si è abituati.
Questa è una particolarità di Saramago che si ritrova, che ho già trovato in cecità e che ritrovo anche qui nel Vangelo secondo Gesù Cristo. Ho riflettuto molto sull'uso a volte eccessivo che si fa o comunque che facevo della plastica. A volte risulta essere inevitabile, soprattutto quando si va al supermercato, si deve comprare necessariamente una cosa che è avvolta nella plastica. Altre volte fortunatamente si trovano delle alternative che riescono a contenere questo uso eccessivo della plastica, però ho cercato di ridurre il più possibile l'utilizzo della plastica dove possibile, almeno nella mia quotidianità. Comunque non ho mai fatto uso di piatti e bicchieri di plastica, ho cercato sempre di limitare questo utilizzo inutile fondamentalmente. Sappiamo tutti del problema plastica che affligge ormai da tempo il nostro mondo, la nostra natura, quindi è inutile parlarne, però io appunto utilizzo per quel che riguarda i prodotti da bagno, quindi da doccia, prodotti solidi, quindi shampoo e balsamo solido e il bagno schiuma solido. Allora, questi li ho presi su Amazon. Purtroppo qui, almeno qui in città dove vivo io, è ancora un po' difficile trovare questo genere di prodotti che abbiano anche una sorta di rapporto qualità-prezzo decente. Quindi non mi va di comprare uno shampoo o balsamo solido piccolissimo che costa 10 euro, non ha senso. Quindi insomma li ho trovati su Amazon e li ho presi. Utilizzo questi di questa marca Enoso e da diverso tempo utilizzo il balsamo e credo sia uno dei migliori mai provati, almeno sui miei capelli. Mi lascia un buonissimo profumo e comunque tende a districarli. Sono facili da usare perché si utilizzano come una saponetta, come una normale saponetta, ma sotto la doccia. E con il balsamo appunto mi trovo benissimo. Io comunque i capelli ho la cute che dopo un po' di giorni tende ovviamente a sporcarsi, quindi è più grassa rispetto alle punte che sono più aride e più secche. Lo shampoo solido lo sto ancora testando e questo bagno schiuma solido è nuovo, ancora non l'ho utilizzato, ne utilizzavo un altro che però tendeva troppo a seccarmi la pelle, quindi non andava bene. E volevo provare questo anche perché ha proprio una sorta di massaggiatore e quindi cerco almeno in questo di utilizzare di bandire, diciamo, l'utilizzo della plastica, almeno quello che posso a livello quotidiano, nelle mie abitudini, insomma, quotidiani di vita, che permettono l'utilizzo di cose che non necessitano la plastica, sono insomma prive di plastica. Thank you.
farei prima di salutarci un piccolo aggiornamento di lettura. Io ora mi sono un po' preparata, andrò a mangiare tra poco una pizza e di questo sono molto felice. Volevo brevemente parlarvi. Aggiornarmi un pochettino su questa mia lettura. Allora, procede un po' a rilento, non perché non mi piaccia il romanzo, ma perché, come ho già detto, la scrittura di Saramago è piuttosto complessa, tra virgolette, comunque ha bisogno di una maggiore attenzione. In realtà io non sono mai stata una lettrice proprio molto veloce, non leggo tantissime, non riesco a leggere tantissime pagine al giorno, e anche perché a volte mi capita di fermarmi, magari cerco una parola che voglio approfondire, un significato che voglio approfondire, e quindi poi giustamente perdo del tempo durante la lettura, però mi piace anche approfondire, prendere anche appunti, anche per poi riportarvi le cose che mi sono piaciute di più durante la lettura in questione. Tra l'altro, Saramago qui si lascia andare a descrizioni abbastanza minuziose, ma questo non è noioso, almeno io non l'ho trovato noioso. Riconosco nuovamente un grandissimo maestro della metafora, già visto in Cecità, e lui ci concede anche alcune sue personali riflessioni ed è anche a tratti critico o magari ironico, come è normale che sia, altrimenti non avrebbe scritto questo Vangelo secondo Gesù Cristo e quindi secondo un uomo. Quindi queste erano le mie considerazioni generali di questa giornata di lettura. Cercherò di accelerare un pochino per finirlo perché voglio sinceramente scoprire che fine ha dato a questo Vangelo secondo Gesù Cristo, Saramago. E quindi io adesso vi lascio, vi saluto preventivamente e vi aspetto al prossimo video, spero che ci sarete. Ciao!